Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato nella prima lettura un brutto spaccato di una grave ingiustizia, di un grave sopruso compiuto da una donna perfida dell'Antico Testamento, una pessima figura che è Jezabele, moglie di Acab, re di Samaria, che abbiamo visto fatto ammazzare attraverso delle false testimonianze un innocente per dargli la vigna dei suoi padri a suo marito Acab, quindi un episodio che fa abbastanza inorridire e accapponare la pelle e con cui stride un po' quello che ci ha detto Gesù nel Vangelo. Io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgili anche l'altra. Allora, che succede? Che dinanzi a episodi come quello della prima lettura, se lo ascoltiamo con attenzione ci ribolle il sangue, la prima reazione è di invocare giustizia. Ecco, però il Signore ci spiega che giustizia non ce la possiamo fare da soli. Ecco, allora qual è la giusta posizione da avere? Quando San Paolo fa un commento a questo Vangelo, dice queste le sue parole, dice: voi, figli miei, non dovete mai a nessuno rendere male per male, d'accordo? Se qualcuno ti ha fatto del male, perdono, non ricambiare mai il male per male, però attenzione, lascia fare alla giustizia divina. Perché noi dobbiamo, possiamo e dobbiamo pensare che i malvagi non hanno, come dire, scampo. Ci sono due possibilità per il malvagio. La prima, che è quella che Dio preferisce, ed è il motivo per cui raccomanda ai suoi discepoli di non reagire ponendo male a male. Qual è? È che il malvagio, dice il profeta Ezechiele, capisca la sua malvagità, se ne penta, si converta e viva. Perché se il malvagio continua ad essere malvagio ostinatamente fino alla fine della vita, lo sapete che fine fa? Sì, caputo. Perché l'eterna dannazione è eterna dannazione, quindi dice: sì, ma uno mi ha dato un pugno, io glielo devo ridare. Secondo voi è peggio ridargli un pugno o è peggio essere torturato ininterrottamente, incessantemente? Voi capite per l'eternità che cosa significa? Cioè, cos'è? Cioè, quando noi stiamo male in questo mondo, no? Ci viene una cosa brutta, non so, facciamo un incidente, ci rompiamo la gamba, ci viene un tumore, pensiamo alle cose più brutte che possono accadere. Dice: vabbè, arriva questa croce. Però ogni giorno che passa, dice: un giorno meno che sono qui, un giorno meno che mi si aggiusta la gamba, un giorno meno che finisce la chiave della vita. Ci abbiamo sempre la speranza della fine dei dolori. Ma vi ricordate come scrive Dante Alighieri, no? Sulle porte dell'inferno, cioè lasciato di speranza, cioè il dolore senza fine. Cioè, non ci riusciamo a rendere conto. Quindi perché Gesù dice: fermi tutti, pregate perché quella persona malvagia si renda conto di quello che fa. Perché il morire in stato di malvagità senza essersi pentiti è consegnarsi nelle mani del torturatore eterno, che è il diavolo, d'accordo? E questa è la sorte che spetta ai malvagi impenitenti, eh? Questo noi ci crediamo fermamente. Allora, se io mi prendo un pugno e non glielo ridò a chi me lo dà, non è che lo faccio perché sono stupido, d'accordo? O perché non sono capace di difendermi, lo faccio perché io me lo prendo, come ha fatto Gesù, con amore, e offro questa sofferenza al Signore, pregandolo, come hanno fatto tutti i testimoni cristiani, come hanno fatto i morti e i martiri, che Dio gli dia la grazia di comprendere quello che sta facendo e che possa andare a piangere davanti a Dio quel pugno che ha dato a me, perché quel pugno che ha dato a me prima di offendere me, offende Dio, perché Dio non vuole che diamo pugni ai nostri simili, capite? Ecco il senso in cui intendere questo Vangelo. E lo stile che Gesù stesso per primo ci ha insegnato è il Vangelo. Noi non possiamo professarci discepoli di Gesù, capite? Un pugno è difficile, no? Però pensiamo alle nostre reazioni per episodi meno gravi. Ora una persona mi risponde malamente, che faccio? Generalmente gli rispondo malamente. Una persona mi manda a quel paese, io che faccio? Gli rispondo: pace tu, d'accordo? Purtroppo, ecco. Quindi non bisogna aspettare scene eclatanti, insomma, perché le botte difficilmente succedono, no? Oppure che qualcuno ti rompa il mantello, d'accordo? Ecco, però ho sentito uno che mi fa una maldicenza dietro, uno che mi ha chiacchierato dietro, che mi ha detto una cosa brutta, ha rivelato il mio difetto.
cioè prende il sangue all'occhio e dice sì, quello ha detto così, è perché sapessi quello che fa lui e cominciamo, quindi le nostre vendette sono differenti, sono, capite, però se abbiamo questo giz, questo stile, questo non è il Vangelo, dobbiamo convertirci. Perché Gesù dice, se qualcuno dice male di te, dice il parallelo di lui, tu devi dire bene di lui. Raccontavo sempre un po' cosa mi chiede, che c'era un metodo di un santo che faceva così, appena sentiva che qualcuno gli parlava male dietro, si informava con chi fosse, non come facciamo noi, vogliamo sapere chi è così poi, ma perché lui dopo doveva cominciare a parlare bene di quella persona, perché se tizio ha detto male di me, cominciava a dire, oh, sai tizio quanto è stato bravo, ha fatto questo di bello, ha fatto quest'altro, 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 capite? Siccome la mente in pratica la lettera del Vangelo, voleva sapere chi fosse, perché se devo parlargli bene non sapevo chi è. Capito? Quindi questo è uno stile che ci contraddistingue, questo è un grandissimo stile, è uno stile non da sciocchi, ma uno stile da santi, perché il santo tra l'altro capisce, se noi capissimo questo veramente staremmo ben avviati sulla santità, no? Una persona che parla male di me, a chi ha fatto male soprattutto? A me o a lei? Ha fatto male soprattutto a lei, perché parlare male è un peccato brutto, che produce male anzitutto in chi lo fa, poi lo produce anche fuori di sé, d'accordo? Quell'anima, parlando male di me, ha fatto gongolare il demonio e si è messo in una brutta situazione, per cui se io ho la carità con la C maiuscola, più che per, capite, la diffamazione al mio onore, mi dispiace per quel poveraccio che non va a fare una cosa così brutta, che fa così tanto male, che gli farà male sicuramente il sacco di purgatorio, pure se si vende, il purgatorio può rimanere lo stesso, quindi i peccati comunque bisogna purificarli dopo che sono stati fatti, capite? Quindi questo è quello a cui mira Gesù quando soffriva la passione, non è che era contento di tutto quello che gli facevano, ecco, ma offriva tutte quante le sue sofferenze per la conversione dei malvagi che gli stavano dinanzi e di tutta l'umanità che da quei malvagi che nella situazione diciamo storica hanno fatto tanto soffrire erano rappresentati, compreso me e compreso te. Quindi, come ha detto Gesù, un discepolo non è più grande del suo maestro, un apostolo non è più grande di quello che ci hanno detto, di quello che l'ha mandato. Se Gesù ha fatto così, gli ha dato questo esempio, può dire queste parole, capite? Prima le messe in pratica lui e poi ce le insegna lui, e noi che siamo suoi discepoli, fare il possibile per metterle in pratica, così come stanno scritte anche queste, non cominciamo a dire, sì, ma molte parti si mette a fare così, faccio il tonto della situazione, mi cominciano a fare tutti quanti del male, mi devo difendere, ci sarebbero mille obiezioni umane da dare, però il Vangelo dice così, Gesù ha fatto così e ha assicurato grandi ricompense, soprattutto grande pace in terra, in gloria e in cielo, a chi segue fedelmente Gesù, che è la Madonna, che è la testimone e l'interprete perfetta delle parole che abbiamo ascoltato, possa aiutarci sempre e ricordiamo sempre il pensiero che i malvagi non si pentono, se sfuggono alla giustizia umana non possono sfuggire a quella divina, quindi diamo ora quindi che se giustizia non viene fatta sulla terra sicuramente sarà fatta un giorno in cielo. Siamo lodati Gesù e Maria.